Ciao, Shihe. Allora, questo era un video che dovevo girare da un botto di tempo. Ora io guardo questo pallino e basta. E mi sono preparata psicologicamente tantissimo perché per me è un trauma, perché oramai sono 6 mesi che non giro e mi siete mancate da pazzi. Quindi ultimamente ho detto basta, mi devo far forza e devo girare un video. Oh mio Dio, c'era tantissimo e pensavo di farlo. Questo è il telefono della mia mamma, compra un J7 da panico. Ciao love. Allora, spero stiate bene. E io sono sempre la stessa, non è che sono cambiata e sono migliorata. Anzi, allora, purtroppo la mia assenza dal canale lunga 6 mesi è dipesa da devo guardare il pallino, Kami, guarda questo cazzo di pallino. È dipesa dal fatto che si è fatto il tracollone, i nostri demoni sono tornati e purtroppo è stata una tragedia, bimbe. Veramente in tutta la mia vita o comunque nell'arco della mia vita non mi ero mai ritrovata a passare una situazione del genere. Quindi veramente è stata dura l'avventura e oddio, quanto era angelato, vi mancava che mi toccavo i capelli. Ho preso una tosse, vabbè. Allora, non so neanche da dove cominciare. Allora, vi dirò che innanzitutto ho fatto 1000 video facendo finta di pubblicarli o comunque di parlare con voi e poi non li mettevo. E comprare i trucchi e poi non farveli vedere era qualcosa di drammatico. Mi siete mancate tanto, però purtroppo ho fatto il tracollone e questo tracollone, cioè nel momento in cui ero in un momento così, cioè fare video è stato il mio ultimo pensiero, devo essere sincera, perché purtroppo non ero io. Adesso sono 2 mesi, un mese, sì, 2 mesi, settembre, da settembre-ottobre, quindi ora siamo a novembre, che le cose sono migliorate. Però sappiate che comunque ora cercherò di essere costante, anche perché adesso sono dai miei, abbiamo fatto 2 traslochi, non ho tutti i miei trucchi, anzi ho 4 pennelli da occhi, ve li viso ce l'ho tutti, ma ho 4 pennelli da occhi ed è una tragedia, capite quanto? Non avere tutte le mie palette, non avere tutte le mie cose, perché comunque sono giù dal mio babbo per il trasloco che abbiamo fatto. E quindi cercherò insomma di essere un po' più costante, anche se poi me ne dovrò andare ancora. Dovrò lasciare il canale di nuovo per un bel pezzo, ma comunque poi quello vedremo, casomai ve lo spiegherò, adesso vediamo. E Ax non c'è più. E questa è una cosa di cui vi prego gentilmente di non chiedermi niente. Oramai sono passati 5 mesi, ma comunque comincio adesso un attimino a realizzare la cosa ed accettarla, quindi vi chiedo per favore di non entrare in merito Ax perché è veramente una cosa troppo delicata. Non so se ve ne parlerò, probabilmente più qua quando sarà passato parecchio tempo, comunque avrò inglobato la cosa perché è stata una cosa davvero 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 delicata e boh, non mi era mai capitata una cosa così, cioè nel senso un dolore così grande non mi era mai capitato. E quindi ecco, per favore, rispettate questa cosa, vediamo se più qua me la sentirò o meno di parlarvene. Penso che poi comunque quando la cosa l'avrò immagazzinata e tutto ci sta senza problemi e ve ne parlerò, come vi ho sempre parlato bene o male di tutto. E niente. Spero che stiate tutte bene. Comunque adesso mi vedete. Allora, ho scoperto che comunque cercherò di farmi uno sfondo. Non per lo sfondo quanto per quando fai i trucchi, comunque lo sfondo. Secondo me è utile perché comunque vedi bianco, comunque vedi un solo colore e quando vai a darti i colori aiuta sta cosa. E non so che dire perché sono un po' fuori allenamento da video. E sono molto indietro con YouTube nel senso che
Non ho guardato quasi più YouTube. Le poche persone che comunque guardavo, alcune non le guardo più perché si sono commercializzate troppo e comunque non mi piacciono più. E che dire, abbiamo fatto questi dei traslochi, io lavoravo, mi avrebbero preso fissa, però purtroppo il mio non essere in grado, comunque non avere la testa sulle spalle, poi sono venuta via anche dal lavoro. È stato veramente un periodo di merda e per paura che questo risucceda, allora purtroppo queste sono situazioni un po' particolari. Possono succedere delle ricadute e quando i demoni tornano, tutti gli sforzi che hai fatto per tutto l'arco di tempo, che te comunque ti sei impegnata tanto, o ti sei impegnato, quindi noi si parla in due. Tutto va a puttane, quindi per far sì che questa cosa non si ripeta, adesso voglio prendere dei provvedimenti seri, anche se finora pensavo di essere riuscita da sola, invece sì, ce l'avevo fatta, ma comunque poi c'è stata questa ricaduta, quindi non voglio che si ripeta, anche perché oramai ho 32 anni e voglio costruire una famiglia con Aline, quindi diventare magari anche mamma, perché no? E fare una vita serena, normale, tranquilla. Io sono sempre comunque stata fuori dagli schemi. Sono sempre stata una persona forse un po' troppo agli eccessi. Io spero di aver messo bene il video perché veramente se l'ho messo nella posizione sbagliata impazzisco perché l'altro giorno l'avevo già girato. Però l'avevo messo prima per ritto e poi l'ho girato perché dicevo ah già va messo per così, però oramai me l'aveva messo storto, cioè non so se mi sono spiegata. E quindi per evitare che questo succeda, o comunque per prendere in mano la mia vita per bene del tutto e basta, voglio che esigo da me stessa questa cosa. Quindi prenderò dei provvedimenti e cercherò comunque di far sì che questo non accada di nuovo. Allora, che altro dirvi? Beh. Non lo so, mi siete mancati da pazzi, cioè, ho letto un sacco di vostri commenti, ho visto che comunque avete cercato, però vi ripeto, bimbe, non mi sarebbe neanche piaciuto farmi vedere in quel modo, perché comunque non eravamo noi, la situazione ha veramente fatto il botto, degenerazione totale. E adesso comunque sto molto meglio, però comunque ecco. Spero che mi perdoniate, spero che comunque mi perdoniate. Vi voglio dire che insieme a voi spero di riuscire comunque a mantenere un rapporto ottimo con voi ed avere un canale che comunque sia un rapporto più che un canale, nel senso perché purtroppo ho visto un sacco di ragazze che purtroppo, nel senso purtroppo da parte mia perché io la vedo così e la penso così, poi non è un purtroppo, perché nel senso benissimo, cioè. Però ecco, ho visto tante ragazze che prima guardavo che adesso sono veramente, veramente, veramente troppo. Ho sentito anche qualcuno che era veramente fissato con sti network, che si sentiva con persone che avevano un botto di iscritti soltanto per arrivare a qualcosa. Questi video che iscrivetevi, mettete un mi piace, sempre perenne, a me questa cosa non piace, lo sapete, e questo lo manterrò, perché io faccio video perché lo voglio fare, lo faccio video perché mi fa star bene, infatti come avete visto nel periodo in cui stavo bene, ho sentito anche dire che qualcuno che ha detto che ho smesso di fare video perché non ci pigliavo più soldi, io ho mai preso grandi soldi con i video, cioè a parte un periodo e mi ricordo, insomma, prendevo una bella cifra. Però bella, cioè bella nel senso ragazzi, lo sapete, ve l'ho sempre detto, si parla di 200-300 euro, non cifre eclatanti, però cazzo, sono sempre 200-300 euro che sono soldi. Ma questo è successo, non mi ricordo ora saranno, perché ragazzi oramai è 3 anni che ho il canale, saranno, insomma il periodo in cui facevo parecchi video, ecco lì è stato un buon periodo, però ecco non è che ho smesso di fare video per i soldi, cioè io non ho mai fatto video per i soldi, quindi non sto neanche a palesarlo perché insomma lo so, cioè me ne sbatto altamente di quello che dice la gente, quello l'ho mantenuto e niente, però mi siete mancate da pazzi, giuro. Compravo qualcosa e poi mi veniva da dire Madonna, ma cioè ne parlavo da sola,
Cioè, mi mettevo lì e parlavo da sola. Oh, questo fondo è molto coprente, oddio, questo. Perché c'è. Non... Sì, Aline, poverino, mi ascolta, però c'è nel senso. Quindi, boh, che vedevo di me se ne mancare da pazzi. Sto guardando JoJo, spesso, mi piace un sacco. Quindi cercherò di fare dei video che comunque siano magari anche più belli di visuale. Per esempio, col telefono della mia mamma vengono bellissimi perché è un buon telefono. Quindi io per un periodo non ho avuto il telefono, perché poi abbiamo fatto due traslochi, siamo tornati a San Donato, là e non avevamo niente, né telefono, né wifi, proprio niente. E insomma, bimbo, un momento duro, un momento di cui a questo, vi giuro, ho avuto dei momenti in cui non credevo di riuscire a farcela, o comunque non credevo di riuscire a risalire. Quindi immaginatevi voi la situazione, perché poi è stato tutto un intercalare, comunque è stato un partire da un certo punto e sprofondare. Quindi comunque poi piano piano vi parlerò di tutto o comunque di quello che, perché ho notato che adesso YouTube toglie dei video se hanno dei contenuti troppo espliciti. Ora io devo un attimino rimettermi in pari perché veramente c'è. Cioè, non so le novità che ha fatto, non so un caspiterino perché mi sono rasata una parte sì e una parte no, tra parentesi quella senza stelle. Quindi ho visto che appunto ha fatto questa cosa, ma devo guardare in base a cosa, quali sono i contenuti, quali non sono. Questi sono sempre aperti, ma questi l'ho fatti io. Sono i miei ultimi bambini e li abbiamo fatti un mese fa, oramai 20 giorni. Ad Aline gli ho riaperto questo, come sapete io l'avevo già questo. E questo qua non l'ho mai avuto, era l'unico piercing che non avevo mai avuto. Però a luglio ho aperto questo, io mi ero fatta questo da solo sotto, che odiavo, però giuro che questi due insieme, cioè li amo la follia. Non c'è niente di nuovo, microderma. Addirittura mi è pure esploso l'orecchio, perché probabilmente l'espansore non era pulito e ha fatto un bel danno, nel senso, a parte che si è richiuso da 2 cm, vi faccio vedere, adesso sarà tipo 1 mm, 1 cm, insomma avete capito. Perché comunque l'espansore quando fa il botto state attente perché non è come i microderma o i piercing che comunque riescono a guarire. L'espansore se vi fa infezione è brutto, cioè diventa pericoloso perché poi veramente gonfia l'orecchio. Insomma stateci attente perché gli espansori sono problematici. Io oramai ce l'ho quasi da 15 anni, non mi era mai successo, anche quando l'ho allargati, io comunque non riesco, è sempre guarda. Quando l'ho allargato e tutto non mi era mai capitato che mi facessero sto verso. E niente, boh, non ho altro da dirvi perché sono un po' impacciata. Oggi come giornata non ci lamentiamo. E niente, bimbi, mi mancate da pazzi, giuro. Ora vi farò un piccolo haul perché ho comprato comunque qualche cosina. Se mi chiedete questo che cos'è, è un lip della Smashbox, quel lip liquor grigio della Smashbox, 22 euro di lip. E ho trovato e ho provato i matte della Maybelline, gli Stay Matte. Che l'ho visto appunto quello viola da JoJo e mi ha fatto impazzire, non riuscivo a trovarli a Siena, cioè una tragedia, non li trovavo da nessuna parte, poi alla fine ce l'ho fatta al CAD di Massetana e ho preso quasi, dico quasi tutti i colori, a parte il rosso e l'arancio che non li uso, il rosso acceso, ho preso quello più scuro e mi manca il nude, ma sto fenomenali perché costano 7,90 € e sono fenomenali. Poi ho insomma qualche matte della Kiko che sono molto buoni. Sicché insomma vi farò un piccolo haul perché fatemi sapere se vi può interessare perché comunque devo riprendere il via e devo un attimino anche riprendere, devo riprendere la password, in mano la password di Instagram perché non ce l'ho più e quindi non ho più neanche usato quello. La devo riscaricare tutto e niente, quindi. Non so, boh, oh mio Dio. Visto che sono arrivate un sacco di ragazze, arrivate comunque, magari forse c'avano il canale, io non ci avevo fatto caso, ragazze nuove.
Però, boh, sto notando che questi video sono molto tutti uguali, tutti impostati. Non lo so, sarò io che forse so un po' noiosa. Nel senso, un po' noiosa, nel senso un po' pretenziosa. Però vedo tutte queste ragazze tutte impostate uguali. Io ho l'orecchio, l'orecchio è la vita che io portavo l'orecchio, non so se voi ricordate. E adesso tutte hanno sto orecchio. Vabbè. Però, sai, vanno di moda, io l'ho trovata accessorize questi, cioè per farvi capire. Prima le devo trovare su internet, su eBay, perché altrimenti. Oh, ho fatto un po' d'acquistini su eBay e vi devo far vedere che ho comprato dei fake a 0 euro, praticamente una fesseria. Però mi devono arrivare, quindi dobbiamo constatare la pigmentazione e todo. E basta, bimbe, non ho altro da dirvi perché bene o male. Boh, ecco. Non sto facendo dei grandi trucchi perché comunque. Non ho i miei pennelli da occhi e quindi sono palla perché poi quando arrivo a fare la sfumatura più qua mi tocca pigliare quello da sfumatura, troppo grosso, cioè mi manca i miei trucchi da morire. La mia stanza non c'è più perché la mia stanza adesso è di Filippo. Quindi comunque sì, adesso mi sono impossessata soltanto della scrivania e ci ho messo il mio bordello di trucchi, l'ho messi quelli ultimi comprati in una pochettina. Avevo fatto anche i prodotti finiti. L'avevo tenuti da parte un paio di mesi, c'avevo un botto di roba e poi però quando abbiamo fatto il trasloco ho buttato tutto perché vi giuro che non avrei mai pensato di riprendere il canale, anche perché non, vi giuro, c'ho avuto un momento veramente non sapevo veramente se mi sarei ripresa o no. Comunque vediamo un po' e poi vedo se insomma parlarmene un po'. E adesso vi saluto perché comunque non vi voglio rompere le palle e niente bimbe, non so cosa dirvi, ma che vi love e che mi siete mancate davvero. Cioè, non, tanto lo sapete, non dico banalità, non dico cose che non sono vere. Bimbe, mi siete mancate davvero. Cioè, la mia vita dalla parte del make-up, YouTube, make-up, le vostre mail, che ho riaperto adesso la mail da un po' di, da una settimana e mezzo. Vi giuro che poi magari vi farò vedere pure i video che avevo fatto da sola e poi non metterò mai. Mi siete mancate, davvero, cioè, tanto, perché lo sapete voi, per me siete sempre state un grande supporto. Comunque, se mi volete fare qualche domanda, io sono qua, cercherò di essere naturalmente come sempre più attiva possibile. Quindi adesso vi mando un grande bacione perché non ve la voglio menare. Vi lovo, fate brave, spippeggiate poco, questo ancora me lo ricordo. Un bacio, ci vi lovo e buona giornata. Ciao love.